anche perché nel... E quindi mi raccomando, se questo video vi piace... Un quadratura. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedete un'inquadratura abbastanza diversa perché ho appena finito di registrare delle clip per una collaborazione che ho fatto fuori YouTube. Non vedrete nessun video relativo a questa collaborazione, però se siete attente potete notare appunto qualche cambiamento qui nei miei occhietti. Sto indossando delle lenti a contatto che mi hanno dato appunto e le ho scelte con un sottotono verde perché non lo so, mi intrigava, non mi sono mai vista con gli occhi verdi, dato che quelle con gli occhi azzurri l'ho già fatta. E se ve la siete persi, ve la lascio da qualche parte qui sopra. Volevo provare appunto il verde. Chissà la prossima volta dove mi porterà il cuore. Detto questo, ragazzi, oggi siamo qui insieme perché parliamo ancora di costumi. Anche perché l'estate è proprio alle porte. Maggio è entrato, finalmente io non vedo l'ora che arrivi giugno. E quindi oggi parliamo nuovamente di costumi da bagno. Quest'anno penso che non riuscirò ad utilizzare tutti i costumi da bagno che ho. Cercherò di fare uno sforzo perché voglio sfoggiare tutti i costumi che ho. E appunto oggi parliamo nuovamente di costumi. Mi ha contattata di nuovo il brand Capshi, che sapete ormai collaboriamo insieme da un pochino di tempo, e sono stracontenta perché molti di voi mi hanno detto che si trovano benissimo con questi costumi da bagno, che la qualità è quella appunto che traspare dai video, quindi vi fidate al 100% della mia opinione e non sapete questa cosa quanto può farmi piacere. E tra l'altro alcune di voi mi hanno detto che hanno anche utilizzato il codice sconto appunto che vi ho lasciato nei precedenti video, che vi lascerò anche alla fine di questo perché è sempre valido. E quindi niente, io direi di iniziare. Ci sono diversi costumi qui che sono stupendi. Uno più di tutti, cioè ragazzi, sapevo fosse bello, ma così bello dal vivo. Mi ha veramente stupita che Capshi ha sempre queste bustine che appunto dividono ogni costume dall'altro all'interno del pacco che vi arriva a casa ed è una cosa super pratica, anche perché voi lo sapete che io queste bustine le utilizzo un sacco per viaggiare, quindi ve le consiglio anche a voi appunto qualora doveste fare degli spostamenti. Allora, partirò così oggi, vi faccio vedere, cioè partiamo da quello leggermente più semplice fino a quello che mi ha veramente fatto innamorare, quindi iniziamo subito. E ovviamente ve li faccio vedere indossati. Il primo costume, ragazzi, è questo qui. Aspetta che mi sposto un po'. Il primo costume è questo qui, questo rosa baby, rosa cipria, stupendo. È un modello, come potete vedere, che non ha chiusura sul retro, quindi si infila così, però si regola ai lati. Ci sono appunto questi due elastici che potete stringere oppure potete allentare nel momento in cui sentite che è troppo stretto. E è uno scollo tranquillissimo, non è niente di eccessivo, anzi richiama anche un po' la fascia. Le bretelline sono molto comode e come potete vedere sotto c'è una fantasia. Tuttavia, il modello di sopra non è reversibile perché lo è appunto quello di sotto che vi faccio vedere così. E mi è piaciuto un casino perché nel momento in cui appunto volete spezzare, volete dare un tocco di colore al costume, lo girate e questa è la fantasia che avete. La parte di sotto è uno slippino molto tranquillo, fatto tuttavia un po' a mutanda. Come potete vedere, sui lati non ci sono i laccetti classici che lo regolano. E quando volete invece un colore unico, lo girate e tada! Avete appunto tutto il completino rosa. Di tutti i costumi, come sempre lo sapete, trovate i link relativi qui sotto in info box con le relative taglie, ma vi dico subito che io di tutti i costumi ho preso una taglia medio. Altro costume di questo l'ho preso perché ho detto ma dai, un colore simile può sempre essere comodo, però non avevo molte aspettative su questo costume. Invece ragazzi, una volta che l'ho indossato, ma sapete che mi piace un botto, è veramente stupendo. Anche perché si vede e non si vede il fatto che appunto qui sopra ci siano tutte queste mini rouge così attaccate, sono proprio piccole e impercettibili e spero che tuttavia questa fantasia non mi faccia male agli occhi perché è una fantasia orizzontale e so che sugli schermi può risultare un po' fastidiosa. Comunque, vabbè. Cerco di farvela vedere subito, è una fascia semplicissima che appunto dietro ha questa chiusura con il gancetto che mi piace perché la trovo molto sicura, insomma. E dopo ci sono queste bretelline che non si possono togliere, quindi non sono rimovibili, però non danno fastidio. Anzi, no, è rimovibile. Però solo da dietro è rimovibile, davanti rimane attaccata un po'.
Questa cosa non l'ho ben capita. Forse per prendere il sole. Ok, ho capito, forse per prendere il sole. È removibile quindi solo da dietro nel momento in cui volete abbronzarmi qui, perché nella sua semplicità mi ha veramente catturato. E ovviamente c'è il pesciolino all'interno, quindi non ci sono forme che svolazzano di qua e di là, ma sono forme stabilite. Questa è una cosa che a me piace tanto nei costumi, perché appunto non tutti abbiamo la stessa forma del seno, oppure non tutti ci troviamo a nostro agio senza pesciolino, e quindi va bene così. Questa qui è la parte di sotto, uno slip semplicissimo che invece si può regolare qui di lato. Altro costume, vi faccio vedere, questo anche è stupendo ragazze. Questo qui è il pezzo di sopra, è il top. Come potete vedere c'è un finish quasi a triangolo. Non è il classico costume a triangolo, perché come potete vedere è come se si incrociassero delle fasce, vedete? Questo poi una volta indossato si incrocia. E appunto questo qui è il risultato finale e mi piace un casino. È molto semplice, molto carino. Dietro si chiude con il suo fiocco relativo, quindi potete decidere voi se stringerlo o se allentarlo. Anche qui sopra potete stringerlo dietro al collo, quindi non è una classica bretellina, ma appunto si chiude in questo modo. E mi è piaciuta molto la fantasia su questo sfondo nero. Vi faccio vedere anche subito la mutandina, che è questa qui, come il modello precedente di quel color vinaccia. È uno slippino a mutanda semplice, dietro non è niente di così eccessivo e poi appunto si regola qui sui lati con il fiocchetto. E vi ripeto, mi è piaciuto un casino perché poi ci sono tanti colori qui e quindi non lo so, può risaltare l'abbronzatura in tantissimi modi. Bene, ci restano gli ultimi due costumi. La mia pettinatura sta perdendo colpi piano piano, perché questi erano i tre bikini. Adesso invece ho scelto due costumi interi e questo, ragazzi, finalmente ho trovato la fantasia che cercavo da tanto tanto tempo. Adoro la fantasia a foglie, ma era difficile trovare delle foglie che mi piacessero, perché alcune erano di un verdino molto slavato, altri erano come quel verde che non mi piace per niente sui costumi. Ovviamente su quella foglia mi piace parecchio, però mi piaceva esattamente così, che avesse qualche richiamo sul blu notte, sul verde molto molto scuro a contrasto col verde acqua, e l'ho trovato ed è pazzesco. Anche lui all'interno ha i pesciolini, quindi il seno ha la sua forma, e dietro la parte più bella è appunto dietro e si chiude a intreccio. Vabbè, adesso dalle clip comunque lo vedete meglio, si chiude a intreccio e appunto dopo alla fine c'è questo fiocchettino che scende molto, in maniera molto delicata sul lato B, e è abbastanza sgambato, mi piace parecchio, e il tessuto è super super di qualità, cioè lo sento proprio e si sente, a parte che io ho già lavato quelli delle precedenti collaborazioni e non hanno fatto una piega. E poi la cosa bella di ogni costume è che esce appunto con il suo cartellino. Questa è una cosa molto professionale che appunto a cui io faccio molto caso, perché sono appunto dettagli che, avendo lavorato in passato, in anni precedenti, in tantissimi negozi di abbigliamento, quando i capi arrivano con le loro etichette, con tante etichette, si vede che c'è un'attenzione in più verso i capi. Quando arrivano con un'etichetta così attaccata, oppure un'etichetta svolazzante con delle cuciture impercettibili, è un capo appunto a cui non si è data molta attenzione, quindi di questo sono particolarmente entusiasta. E anche questa è una taglia media. Ragazzi, siete pronti per l'ultimo capo? Capo, cioè costume. L'ho scelto, mi aspettavo fosse bello, ma così bello, cioè mai l'avrei pensato. Aspetta che ho perso il lato, ok. 3, 2, 1. È stupendo! Cioè, vedete tutti questi riflessi blu? Sono così anche dal vivo, cioè non è che sono dati dalla luce. È una cosa spettacolare, quindi voi immaginate il mare con un po' di abbronzatura e il sole sempre su questo costume. No, vabbè, è l'amore, lo voglio indossare adesso. Allora, si capisce benissimo perché è un costume intero a monospalla ed è tutto contornato da questi volant, appunto dalla spalla fino a sotto l'ascella dell'altro lato. È qualcosa di meraviglioso, è aderente al punto giusto e non fascia, tra l'altro, quindi se avete qualche chiletto in più potete stare sul sicuro, anche perché è un colore scuro, quindi vi slancia anche da quel punto di vista, vi spina, scusatemi, sotto quel punto di vista. La cosa che più mi interessa però è che secondo me questo può essere anche utilizzato come body, perché anche lui ha il pesciolino, quindi appunto c'è qualcosa che contorna il seno, e io lo utilizzerò senza alcun dubbio anche come body sotto, sopra un bellissimo jeans a vita alta di color bianco. Questo risalta come non si sa cosa, infatti come potete vedere sono un tutt'uno con il muro oggi per l'inquadratura spostata, ma già così è stupendo.
Quindi di questo mi sono innamorata appena l'ho visto e non vedo l'ora di indossarlo. E molte di voi spesso mi scrivono: ma come fai a prendere tanti costumi interi perché non hai paura dell'abbronzatura? I costumi interi, una volta che voi avete il vostro livello di abbronzatura, metteteli come se non ci fosse un domani. Poi non è che, voglio dire, se voi andate al mare dalle 9 di mattina fino alle 5 di pomeriggio, è normale che prenderete un bel livello di abbronzatura, quindi lì vi consiglio il bikini. Però se sapete di andare al mare, per dire, per 2-3 ore, cose di questo genere, mettete tranquillamente questo tipo di costume, perché voglio dire, in 3 ore, a meno che non ci andiate dall'una alle 3, non è che prendete chissà quanta abbronzatura. Io poi lo utilizzo anche, non lo so, la domenica, che è un giorno un pochino più tranquillo, oppure anche delle feste in piscina, quando vado alla spa. Quindi i costumi interi sono molto versatili, non vi fissate insomma con questi pregiudizi. Adesso passiamo alla parte un pochino più interessante, ovvero quello del codice sconto, che è ClaudiaY03. Come sempre ve lo lascio sia qui sopra che in info box qualora volesse tornare a dare un'occhiata. Fatemi sapere qual è il vostro costume preferito, come sempre, perché lo sapete che mi confronto spessissimo con voi e voglio sapere qual è il vostro preferito. E sono contentissima, vi torno a dire, che vi siete fidate del mio giudizio nei video precedenti, quindi è una cosa che mi riempie il cuore, lo sapete. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollicino in su e iscrivetevi qui sotto al mio canale per non perdervi tutti i futuri video. E se vi va, se volete seguire tutti i momenti un pochino più particolari della mia vita, seguitemi su Instagram, sono molto attiva lì. Vi mando un grandissimo bacio come sempre, e sempre se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!